Abbiamo iniziato oggi in Commissione Politiche Sociali l'iter per l'esame e la successiva approvazione della proposta di delibera di iniziativa consiliare firmata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle che regolamenta le sale slot nel territorio di Roma Capitale. Un altro passo importante, quello di oggi, verso la realizzazione di un obiettivo che sta molto a cuore al Movimento 5 Stelle, che è quello di arginare quella che sta divenendo una vera e propria piaga sociale, quella della dipendenza dal gioco d'azzardo. Abbiamo dato lettura di questo regolamento in commissione, abbiamo esaminato i pareri che ci sono pervenuti dai dipartimenti, abbiamo esaminato anche i pareri che ci sono arrivati dai vari municipi. Con questo regolamento andremo a intervenire dunque su una situazione divenuta critica nel corso degli anni, dei decenni, che di fatto ha reso Roma una vera e propria Las Vegas d'Italia, con oltre 80.000 metri quadri di aree dedicate alle sale da gioco e ben oltre il 12% di apparecchiature installate sul territorio romano rispetto al totale nazionale. Il nostro obiettivo è di concludere quanto prima questo iter, insieme logicamente anche al lavoro della Commissione Commercio, in modo da poter portare questa proposta di delibera in Assemblea Capitolina il prima possibile. Dunque un altro passo oggi importante verso il raggiungimento di un obiettivo del Movimento 5 Stelle. Noi andremo in fondo, fino in fondo, su questa faccenda per tutelare la salute e gli interessi dei cittadini romani.